Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di campo elettrico. Io spero che argomenti come questi vi piacciono, se così non vi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video che usciranno. Inoltre, se sul mio canale vedete che manca qualche argomento, scrivetemelo pure sotto nei commenti in modo tale che io possa farci un prossimo video. Ora partiamo col capire che cos'è un campo elettrico di più cariche puntiformi. Immaginiamo proprio che nello spazio che ci circonda vi possono essere tantissime cariche puntiformi. Per esempio, immaginiamo che ci siano due cariche positive. E andiamo a vedere anche in questo grafico come si comportano queste due cariche. Nell'immagine A possiamo vedere che vi è una sola carica puntiforme, che io ho chiamato come Q1, che genera un campo elettrico E1 nel punto P. A questa carica però aggiungiamo una seconda carica, quindi passiamo all'immagine B, dove appunto stiamo aggiungendo la seconda carica, quindi carica Q2. Se la carica Q2 però fosse da sola, creerebbe anche essa appunto un secondo campo elettrico E2 proprio nel punto P. Quindi nell'immagine A e nell'immagine B abbiamo considerato le due cariche puntiforme viste però separatamente. Invece nell'immagine C vediamo effettivamente che il campo elettrico in P è dato proprio dalla somma vettoriale dei due campi elettrici che erano stati formati appunto dalla carica puntiforme Q1 e dalla carica puntiforme Q2. Infatti il campo elettrico complessivo che si forma proprio nel punto P è dato appunto dalla somma vettoriale di questi due. In questo caso è stato, diciamo, sviluppato, è stato costruito tramite la regola del parallelogramma, perché considerate sempre che appunto vi sono i due vettori, e il campo elettrico E è dato proprio dalla somma di E1 e 2. Questo è un po' quello che succede anche con le grandezze vettoriali, quindi quando abbiamo due vettori e vogliamo calcolare la somma di questi due vettori tramite la regola del parallelogramma. Anche questo io già l'avevo affrontato in un altro video, quindi con la somma di tutti i vettori, e io vi lascio il link qua sopra se avete bisogno di guardarlo prima di procedere con questo video. Quindi abbiamo visto che la presenza di una carica rispetto all'altra non va ad incidere sulla, diciamo, costruzione del campo elettrico. Quindi abbiamo visto che ad esempio quando io ho aggiunto la seconda carica puntiforme, quindi Q2, questa non andava ad influire proprio sul campo elettrico E1, quindi sul primo campo elettrico, bensì è come se fossero due cose separate e il campo elettrico complessivo che si andava a formare proprio nel punto P era dato dalla somma vettoriale dei due campi elettrici formati appunto dalle due cariche puntiformi. Però capiamo anche effettivamente cosa succede al campo elettrico quando abbiamo due cariche puntiformi dello stesso verso o del verso opposto e come poter disegnare le linee del campo elettrico. Quindi andiamo ad esaminare un'ulteriore immagine. Nel primo caso, quindi nell'immagine A, abbiamo due cariche puntiformi che però hanno il segno opposto, quindi possiamo vedere che una è positiva e una è negativa. Invece nel secondo caso, quindi nell'immagine B, entrambe le cariche avranno lo stesso segno, ovvero sono tutte e due positive. Quindi osserviamo effettivamente le linee del campo elettrico che si formano. Nel primo caso, quindi nell'immagine di sinistra, quindi quando hanno il segno opposto, possiamo vedere che nella zona 1, ovvero tra le due cariche, i campi si rafforzano perché la carica di prova è respinta verso destra dalla carica positiva, ma al tempo stesso viene attratta verso destra da quella negativa. Quindi infatti possiamo vedere che il verso va da sinistra verso destra, quindi da quella positiva verso quella negativa, dove la positiva lo respinge mentre la negativa lo attrae. Cosa succede invece nel caso B? Quindi nel secondo caso, quando le due cariche hanno lo stesso verso, possiamo vedere che sempre nella zona 1, quindi tra le due cariche, possiamo vedere che i campi tendono ad annullarsi, perché la carica di prova è respinta verso destra dalla prima carica, ma al tempo stesso è respinta verso sinistra dalla seconda. Infatti possiamo vedere che nella zona 1 non vi sono le linee del campo elettrico, ma queste vengono respinte verso sinistra dalla carica 2, dalla carica di sinistra, e vengono respinte a destra dalla carica di destra. Quindi nel primo caso vengono respinte nella zona 2, nel secondo caso vengono respinte nella zona 3. Capito però come si comporta il campo elettrico di una carica puntiforme, come poter calcolare effettivamente il suo modulo grazie al metodo del parallelogramma e capite le linee del campo elettrico, vediamo proprio effettivamente come poter
rappresentare, quindi poter studiare il moto di un campo elettrico. Infatti possiamo dire che in un campo elettrico è uniforme una carica Q risente di una determinata forza, ovvero questa forza noi la scriviamo come F uguale Q per E, che deve essere sempre una forza costante, dove Q sarà la carica che noi stiamo andando a prendere in considerazione, quindi in questo caso prendiamo una carica puntiforme, mentre E è proprio il campo elettrico uniforme che si è creato. Però se noi prendiamo una particella di carica Q e massa m, dove però questa particella Q parte da ferma, oppure ha una velocità iniziale parallela alle linee del campo elettrico, il suo moto è analogo a quello di un corpo soggetto alla forza peso, proprio perché su questa carica agisce un'accelerazione costante e quindi possiamo applicare la seconda legge della dinamica, ovvero diciamo che l'accelerazione è data proprio da F fratto m, perché noi sappiamo che la seconda legge della dinamica ci dice che la forza è uguale al prodotto tra l'accelerazione e la massa. In questo caso io però voglio l'accelerazione, quindi abbiamo che l'accelerazione è data dal rapporto tra la forza e la massa, dove però la forza, noi abbiamo detto che nel caso in cui parliamo di carica puntiforme e campo elettrico uniforme, andiamo a scrivere che la forza è uguale proprio al prodotto tra la carica e il campo elettrico. Quindi l'accelerazione è data proprio dal rapporto tra, al numeratore abbiamo il prodotto tra carica e campo elettrico, al denominatore la massa. Così, se la sua velocità iniziale è nulla, il suo moto è uniformemente accelerato con partenza da fermo. Invece, se la sua velocità iniziale è rivolta con verso opposto rispetto alla forza elettrica, il suo moto è simile a quello di un sasso che viene lanciato verso l'alto, ovvero la velocità diminuisce fino ad annullarsi, poi la particella inverte il moto e da quel momento il valore della velocità aumenta in modo continuo. Come ultima casistica, invece, se la sua velocità è rivolta nello stesso verso della forza elettrica, il moto della particella risulta analogo a quello di un sasso che viene lanciato verso il basso. Andiamo a vedere il caso in cui si parte da fermo. Quindi prendiamo una particella Q con massa m che si trova in un campo elettrico uniforme con una velocità iniziale nulla. In questo caso essa si sposta da un punto iniziale A a un punto finale B, posto sulla stessa linea di campo su cui si trova A, e lo possiamo vedere anche in questa immagine. Quindi abbiamo che la nostra particella parte da A e arriva a B e si trovano, come dicevo prima, sulla stessa linea di campo, ovviamente del campo elettrico E, dove abbiamo detto che la carica puntiforme parte da ferma nel punto A e poi acquista energia cinetica nel spostarsi proprio fino al punto B. E vogliamo trovare la velocità finale B acquistata in questo modo dalla carica. La velocità finale la possiamo calcolare tramite il teorema dell'energia cinetica, ovvero abbiamo che l'energia cinetica finale è uguale all'energia cinetica iniziale più il lavoro che viene compiuto nel spostarsi dal punto A al punto B. Però noi sappiamo che la velocità iniziale è uguale a 0, quindi sicuramente l'energia cinetica iniziale è uguale a 0, quindi la possiamo eliminare. Abbiamo solo che rimane l'energia cinetica finale e il lavoro che appunto la particella compie nel spostarsi da punto A al punto B. Quindi l'energia cinetica è proprio un mezzo m per b al quadrato. E quindi possiamo dire che il lavoro che la nostra particella impiega nel spostarsi da A a B lo possiamo scrivere proprio come la differenza di potenziale, ovvero Q per VA meno VB. Quindi abbiamo che l'equazione diventa un mezzo m per V al quadrato uguale Q per VA meno VB, dove tramite la quale noi possiamo calcolare proprio la velocità finale. Quindi la velocità è proprio data dalla radice di al numeratore 2Q per VA meno VB, al denominatore la massa. Ricordiamoci che la formula che io ho utilizzato per il lavoro è proprio data dalla differenza di potenziale, ovvero che VA meno VB, quindi delta V, la differenza di potenziale, è uguale proprio al lavoro fratto la carica. Io in questo caso volevo il lavoro, quindi ho fatto la formula inversa. Bene, quindi con questo abbiamo calcolato anche la velocità finale. Abbiamo visto un po' tutto ciò che riguarda appunto il campo elettrico. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così non mi dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi.
Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao!